Bella a tutti ragazzi, sono Mark Gamer e sono ritornato qui con il secondo episodio di Minecraft. Vi ricordo che siamo sulla Direwolf mod pack della 1.7.10. Allora ragazzi, oggi andremo appunto a creare i primi attrezzi, appunto a scoprire come crearli. Siamo ancora... È ancora notte? Sì, ancora notte. Allora, oggi appunto, come vi stavo dicendo, andremo a creare i primi attrezzi. Oddio, super laggata. Bellissimo, piove pure. Aspettate che abbasso. Ok. Allora, iniziamo a leggere questo libro qui, come iniziare. Allora, ragazzi, non vi sto a leggere tutto questo. Se volete, mettete in pausa, in pagina, in pausa e leggete voi. Io più o meno so come farli, so come si usano perché appunto li ho già fatti. E allora, andiamo a creare, dobbiamo creare tutti questi, fino a qua. Questo no perché non abbiamo appunto le cose. Le creiamo fino a qua. Allora, per prima cosa dobbiamo creare 8 modelli, perché ho fatto un calcolo velocissimo e se ne creiamo di meno non ci bastano. Non si sa neanche il perché. Allora, una cosa però. Una cosa. Mi sa che non ci basta il legno di quercia. Semmai non facciamo il baule. Perché appunto non ci basta. Allora. No, beh, forse sì, aspettate che forse ci basta. Allora, 8 modelli, adesso andiamo a crearci un tavolo che non so neanche come si chiama. Come vedete ci ha sbloccato due libri. Allora ragazzi, qua dobbiamo fare... Oddio, qua è un bordello. Allora, vediamo un po' quanti ne dobbiamo fare, prima di tutto. Oh, uno, tavolo dei modelli, poi costruttrice di parti e poi tavolo degli attrezzi, quindi sono tre. Giusto? Uno, due... Sì, 3. 1, 2, 3 più il baule che lo mettiamo là. Sì, la cesta. Sì, è giusto. Allora, tavolo dei modelli lo mettiamo qua. Poi andiamo a costruire. No. Sì. Un costruttrice di parti e ce lo mettiamo qua. Quindi vediamo sì. E poi adesso. Adesso dobbiamo andare a costruire un tavolo da lavoro. Prenderlo, metterci sopra un modello e fare il tavolo degli attrezzi. Ok ragazzi, una volta fatto il baule io direi di farlo. Sì, ormai. Ok, sopra il baule appunto andiamo qua, facciamo un baule. Facciamo sopra un modello. Eccoci qua il baule. Il baule serve per contenere solo modelli, ragazzi. Allora, tiriamo via sta torcia. Ce la mettiamo qua. Ok. Poi ne mettiamo una qua. Ok, ragazzi. È molto veloce. Perché se lo sapete già fare è velocissimo. Vi spiego un po' che cosa serve. Vediamo un attimo se è ancora su. No. Oddio cosa ho fatto. Oddio ragazzi. Scusate che ho cliccato. Ok, adesso sì che ce l'ho su. Adesso sì che... Ok. Scusate che dovevo. E allora, che cosa servono queste cose qua? Allora, vi spiego brevemente. Il primo tavolo appunto serve per creare dei modelli. I modelli sono appunto delle parti. Quindi è un... Come vedete, questo è un modello di testa di pala. Ok? Serve per, se noi per dire, adesso dobbiamo creare, facciamo, creiamoci per dire una spada, ok? Modello di lama di spada. Anzi, prima scusatemi che devo vedere una cosa. Io vi consiglio di fare una cosa. Allora, prima andate sul tavolo degli attrezzi.
Poi scegliete che cosa dovete fare. Per dire, noi adesso dobbiamo fare una spada, no? Quindi scegliamo, qua ce ne sono un bordello di spade. Quindi vi conviene leggere, sembra che è questo libro. Sì, qua vi dice un po' come crearli. Ok, legatura, mica legatura. Qua c'è lo spadone. Io creo sempre lo stocco, che secondo me è il più forte, è la spada più forte che esista. E aspettate. Anche questa ci sarebbe da fare, però boh, iniziamo a far questo, dai. Allora, ci serve una lama di spada, un manico e una guardia traversa. Benissimo. Cosa facciamo? Andiamo su qui. Lama di spada, prendiamo e lo trasciniamo qua. Poi, una cosa traversa, un modello di guardia traversa, lo prendiamo, lo mettiamo qua, e un manico. Quindi prendiamo e lo mettiamo qua. Poi andiamo sul secondo tavolo. Mettiamo il nostro modello qui, oppure se noi per dire abbiamo i lingotti di oro, adesso io faccio un esempio, guardate, ho un lingotto di oro, voglio appunto farlo in oro. Quindi prendo il lingotto, ce lo metto qua. Perché non va? Aspettate ragazzi, che mi sa che ho cannato qualcosa. Aspettate ragazzi, che veramente mi sa che ho cannato qualcosa. Non lo fa, non so il perché. Non so il perché. Se voi lo sapete scrivetelo nei commenti, che è una cosa che mi interessa anche a me. Quindi se in teoria se avete un blocco di oro, un mattone, può essere un mattone. Non lo so ragazzi. Aspettate. Proviamo a fare una cosa. Proviamo a far così. No, vabbè ragazzi, se voi lo sapete scrivetelo nei commenti, perché mi incuriosisce anche a me. Allora, iniziamo a crearci quello che appunto so fare. Quindi qua mettiamo il costo di materiali, mettiamo per dire se io lo faccio in ferro, no, ok, non mi è, ok. Mettiamo per dire questa è la, ok, facciamo così. La facciamo di pietra, tanto non è che cambia qualcosa. Quindi la legatura appunto la facciamo di pietra. Mi raccomando, prendete il frammento che serve per quando vi si rompe la spada, appunto lo stocco, lo potete riparare. E poi prendiamo questo, lo facciamo però di assi di quella stecca, ma ok. Questo serve sempre come mi sembra per ripararlo, non ne sono sicuro però, non lo so. Allora ragazzi, quando abbiamo tutte le nostre cose, andiamo su qua, clicchiamo lo stocco e ci dice di appunto, vedi, speriamo. Sì, ok, questo. Allora, dobbiamo solo assemblarlo a sto punto, non è che dobbiamo far tanto. Come vedete ci viene fuori lo stocco, lo clicchiamo, ce lo mettiamo qua. Lo stocco, ragazzi, devo dire che è molto potente. Piove ancora, che palle! Uccisione dei nemici, abbiamo fatto un'impresa ragazzi. Allora, adesso vi faccio vedere, testiamo questa spada. Proviamo un cazzo di maiale, cavia. Eccolo qua. Come vedete, se noi clicchiamo il destro ci fa un salto indietro appunto per scrivarlo. Mica, ma non li fa un cazzo? Oh sì. Ah, ma forse è contro i nemici ragazzi. È contro i nemici, quindi mi sa di sì. Adesso andiamo, ritorniamo nella nostra cazzo di casetta. Dov'è? Non dite. Oddio ragazzi, ho perso la casa. Come si fa a perdere la casa? Prima non ero qua. Ma che cazzo? Lagga pure, come non si capisce un cazzo. Posso essere qua prima? Sì,
dimmi di sì, per favore, dov'è che è? Oddio ragazzi, veramente, ho perso la casa. No, no, allora, ero di là, sicuro. Scusate se lagga, ragazzi, che veramente non so neanche come fermare sto pezzo di lag. Oddio. Allora, io ero qua, in teoria vado avanti. Aspettate, forse è qua. Ma è possibile? Stiamo scherzando? Ah no, eccocela qua. Ragazzi, devo metterci fuori dalle torce. Allora, ragazzi, come vedete, aspettate che qua metto via questo, questo e questo. Ok. Allora ragazzi, come vedete, per creare appunto, per creare gli oggetti, ecco, questi sono più potenti, devo dire che sono molto più potenti di tutti gli altri. E appunto possiamo creare anche delle corde che qua, come vedete, ci servono i materiali, tessuto incantato, cordicella ardente, cordicella. Si possono andare. Oddio no, l'ho fatto. Coglione. Vabbè, fa niente. Ho sbagliato, ragazzi. Bene, ragazzi, come vedete, appunto, per costruire queste cose qua è facile, molto facile. Basta avere appunto i materiali. E perché ho buttato la spada che non. Oh, che figata. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come vedete, anche questo è durato poco perché come vi ho detto nel video precedente, io seguo a step e vado a obiettivi. E così durano di meno e vi stanco anche di meno. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto, scusate. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.